amici DJ, le vie di mezzo non hanno senso. Oggi ancora più che mai. Mi è capitato di recente di assistere ad una serata nel quale c'era un inizio inutilmente figo per poi andare a sfociare, o meglio a scadere, nella più classica e banale delle serate. Perché inutilmente figo? Inutilmente perché innanzitutto non era così interessante, era semplicemente un sottofondo messo lì, un aperitivo che voleva essere innovativo e coinvolgente, in realtà sembrava il sottofondo lounge del 2002. E poi soprattutto non aveva niente a che fare con quella che era l'intenzione della serata. Se ci fossero state in console due persone diverse, l'avrei anche potuto capire. Ma in realtà, essendo la stessa persona, mi ha fatto un po' dubitare. E mi ricorda come quando senti suonare dei dischi belli al locale vuoto, magari per testare l'impianto, provi le ultime cose che ti sei preso e poi invece vai a fare una serata completamente diversa e non hai il benché minimo coraggio di provarli neanche uno. E allora che voglio dire? Se ti devi prendere della musica bella e non hai il coraggio di farla sentire alle persone, è inutile che te la prendi, te la metti in casa con le cuffie e non dai noia a nessuno. Non ha senso un tipo di serata di questo tipo perché non serve né a chi piace la musica più interessante, tra virgolette, né a chi piace la solita roba che si sente ovunque. E in questo caso è opportuno per il DJ fare una scelta. Vuoi far divertire le persone? Va bene, del sottofondo non te ne frega niente e fai il minimo sindacale. Se invece vuoi provare a far sentire qualcosa di interessante, quantomeno per il tuo punto di vista, allora è bene che ci sia una coerenza anche nel corso della serata. Poi, lo sappiamo benissimo, certe volte siamo costretti a ricorrere a compromessi, ma un conto è cercare di strecciare il più possibile la nostra linea musicale e un conto invece è rinunciare completamente a qualsiasi tipo di proposta ancora prima di provarci. Se vuoi fare le cose fighe, cerca di farle fino in fondo e di portarle anche nella serata, ovviamente con l'occhio sulla pista. Se invece non hai benché minimo interesse a fare le cose fighe, allora a questo punto non ci provare nemmeno e fai una serata come potrebbero fare chiunque altro. Non è un giudizio, è semplicemente un discorso di coerenza. Commenta pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!